questi disegni sono appunto miei di quando avevo 11 anni circa, e sono appunto tutti quei bozzetti di statue, opere che poi ho realizzato quando sono diventato un pochino più grande. Racconta le sculture, bozzetti e disegni di Michele Tripiciano presenti nelle varie sale della Galleria Civica d'Arte di Palazzo Moncade. Lo fa parlando in prima persona il volontario della Proloco Nissena Armando Gioia, che per un giorno veste i panni dello scultore nisseno vissuto tra la seconda metà dell'Ottocento e inizi del Novecento. Interpreta dunque il ruolo dell'artista, accogliendo e guidando i bambini tra le opere in occasione della Giornata Nazionale delle Famiglie al museo. Numerosi infatti i musei in tutta Italia che hanno aperto le porte più piccoli insieme alle loro famiglie domenica, prevedendo attività a loro dedicate, come nel caso del Museo Diocesano Monsignor Giovanni Speciale di Caltanissetta. E così la Proloco Nissena ha proposto anche dei giochi fotografici. Come ogni anno, Caltanissetta aderisce all'iniziativa di Famiglia al Museo, in breve FAMU. Sono tanti musei, diversi musei comunque che aderiscono, e anche noi come Proloco abbiamo aderito con il museo dedicato a Michele Tripiciano, grande scultore nisseno. Oggi l'iniziativa è dedicata ovviamente alle famiglie e soprattutto anche ai bambini, quindi abbiamo realizzato insomma diverse attività per i bambini, per farli divertire all'interno del museo. Lo ripeto ormai da tantissimo tempo, sarò ripetitivo, però noi crediamo fortemente che la cultura comunque nissena deve essere date ai bambini già proprio dall'infanzia, insomma, già dalla scuola elementare, insomma, devono assolutamente crescere consapevoli del fatto che Caltanissetta ha tante potenzialità e devono assolutamente conoscere da dove vengono e le persone che hanno fatto tanto per portare in alto anche il nome della nostra città.